Benvenuti in questo nuovo video. E oggi andremo a vedere come impostare, come mandare messaggi di control change dal nostro controller al nostro plugin o software, diciamo, che abbiamo in dotazione. Allora, io andrò a controllare con i potenziometri della mia Alesis questo plugin che vado adesso ad inserire. Quindi model, userò questo come esempio perché è il classico plugin che ha un'assegnazione dei vari parametri e quindi tutti i control change che gestiscono questi parametri, la ditta, in questo caso la Steinberg, li ha assegnati in modo, si dice, fisso, e quindi questo è un plugin ad assegnazione fissa, quindi non è variabile, non è come nella modalità learn, ma ogni potenziometro ha un suo numero, un suo control change assegnato dalla ditta che non può essere modificato dall'utente. Quindi quello che dovrò fare è scaricare il manuale del plugin e andare a vedere questi numeri di control change dove sono, dove, in che modo sono assegnati. Come potete vedere, questa è una foto, diciamo, dove ci sono tutti i numeri di control change. Io in questo caso voglio controllare il cutoff e l'enfasis, che sarebbe la resonance, quindi numero 74 e 71. Questi sono i due control change che dal mio controller dovrò mandare per poter usare appunto il potenziometro e controllare il software tramite il mio controller fisico. Vado su Alesis V61 Editor, lo vado ad aprire perché dovrò dire al mio controller che su questi knob ci deve andare il control change 74 per controllare il cutoff sul knob 1 e sul knob 2 ci deve andare il 71. Poi andiamo su Main, Send to Hardware. Please select a device using the device setup option. Ok. Dobbiamo prima selezionare l'output, quindi VOUT e VIN. Applichiamo. E lo mandiamo all'hardware. Quindi 74 e 71 ci andranno adesso a controllare i parametri del cutoff e dell'emphasis. Proviamo. Eccoci qua. Il control change dal mio controller passa attraverso il cavo USB, va nel computer e mi controlla il software. Quindi il control change 74, messaggio MIDI, è arrivato a destinazione. Il 71 è arrivato a destinazione anche lui. Quindi adesso potrò fare lo stesso con gli altri due, controllando altri parametri del controller. Proviamo se effettivamente funziona. Cambiamo. Mettiamo un oscillatore un po' più ricco, cioè vabbè, c'era il quadrato, addirittura ci sono dei preset, vabbè.
Ok, questa era l'assegnazione di un control change, l'assegnazione fissa. Ora vediamo un'assegnazione con il learn, con la modalità learn. Quindi andiamo a prendere un plugin, ad esempio il retrolog. Sempre il cutoff e facciamo learn cc. Adesso non dovrò più dire alla tastiera manda questo control change numero 74 per controllare il software, ma lo farà in automatico soltanto pigiando, cioè cliccando il destro sul learn, sul potenziometro in questione, e poi muovendo quello della tastiera o del controller che avete, e il gioco è fatto. Questa è una modalità abbastanza facile, però nel caso in cui avete dei plugin datati con assegnazioni fisse, ricordatevi che quello è il modo per poterli controllare.